Un nuovo sistema di biopsia mammaria è stato donato alla radiologia dell'ospedale di Cattinara di Trieste. Un ecografo alla terza medica DAI di medicina interna e un altro ecografo entrerà a far parte delle dotazioni della clinica urologica. Questi nuovi strumenti e le relative destinazioni donate dalla Fondazione CR Trieste all'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, consegnati questa mattina nella struttura ospedaliera di Cattinara. La città di Trieste ha una popolazione di età abbastanza elevata e quindi maggiori necessità di assistenza, maggiori necessità di cura. Credo che anche nell'anno 2017 certamente la Fondazione avrà un occhio di riguardo per richieste di questo tipo, che non sono solo richieste di strumentazione, sono anche richieste di finanziamento di master come quello per le cure palliative inaugurato di recente, oppure richieste per ricerche che hanno a che fare con certe patologie che diventano importanti via via che passano gli anni. Impianti che incrementano le dotazioni dell'ospedale, nella fattispecie questi strumenti andranno ad arricchire il comparto tecnologico dei reparti. Il macchinario donato dalla CRT va a potenziare il parco macchine ecografico che è presente in clinica urologica, in particolare andrà a potenziare quello che è il servizio di pronto soccorso urologico, in cui noi vediamo prime visite urologiche urgenti e visite mandate in consulenza dal pronto soccorso. In questo modo noi riusciamo a fare una diagnosi rapida di quella che è la patologia urologica in questione e possiamo già intervenire con l'approccio terapeutico che non è solo medicale ma anche interventistico. Una donazione di grandissimo impatto clinico, in quanto che consente oggi di non ricorrere al più alla biopsia chirurgica, ma con una semplice anestesia locale di avere una diagnosi precisa in tempi estremamente rapidi e con una tecnica interventistica sì, ma chiamiamola minimamente invasiva.